Replica e riassunto 7-4 di Ballando con le stelle, la Notaro vittima zittita. Nuovo appuntamento con Ballando con le stelle, i vincitori della serata, informazioni sulle repliche di Il caso Notaro. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, tra le polemiche, si sono esibiti in un tango molto apprezzato da Dazzaroni, mentre, nonostante la samba di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina sia stata apprezzata, ha preso un 5 dal giudice Mariotto. Akash e Vera Pinunen si sono esibiti in una rumba e di giudici riguardo alla votazione sono in disaccordo, Caroline Smith li promuove, Selvaggia Lucarelli li boccia e la criminologa Bruzzone difende il modello. Infine, Ballano Cristina esce Luca Favilla, la ragazza durante la serata rivolge un vaffa agli avvocati di Edson Tavares per solidarietà alla Notaro, ma Milly Carlucci si dissocia dal gesto sbagliato in diretta TV e la Ish si scusa. Classifica finale di Inforepliche puntata. Al momento di decretare i vincitori, Jessica Notaro con Stefano Oradei si posizionano primi in classifica, mentre Massimiliano Morra con Sara Di Vaira sono ultimi. I social però hanno premiato Giovanni Ciacci e Simone Todaro, mentre il tesoretto conquistato da Albano e Romina va proprio a Massimiliano Morra e Sara Di Vaira che risalgono in classifica e finiscono primi, mentre la Ish e Favilla vengono eliminati al televoto. Chi avesse perso la puntata andata in onda può rivedere il programma o su Rai Premium o su Rai Play. Dal sito si possono seguire anche le puntate dei programmi in prima serata in diretta streaming, tramite smartphone, tablet o PC. La trasmissione della Carlucci ha superato Amici 2018 nella gara di ascolti, il programma della De Filippi, infatti, è stato seguito da 3,9 milioni di spettatori, mentre Ballando ha superato i 4,3 milioni di spettatori. Finalmente Milly Carlucci ha superato la rivale di sempre di Canale 5, cosa succederà in futuro? Non perdetevi le nostre news per sapere tutto su TV, programmi ed altre notizie utili, cliccate il tasto Segui per ricevere le nostre news.